Regione Abruzzese è un incubatore dei migliori prodotti d'Abruzzo selezionati da me e diamo la possibilità a tutti i nostri produttori, ma soprattutto a tutti i nostri prodotti che raccontano l'Abruzzo, di poterli far riconoscere sia in Italia, sia in Europa, ma in tutto il mondo. È una selezione che è durata mesi, quella di Pregio Abruzzese, dove sono andato a toccare i più piccoli artigiani, i più piccoli produttori che producevano queste grandissime realtà, questi grandissimi prodotti, tipo i ceci di Navelli, le lenticchie Santo Stefano, che sono prodotti autentici e raccontano sicuramente le tradizioni della nostra storia, della nostra gastronomia. La cosa fondamentale che abbiamo fatto è cercare di riuscire a raccontare tutte queste peculiarità, tutte queste eccellenze al di fuori del nostro territorio e riconoscere l'importanza ad un produttore e ad un territorio che è solo ed esclusivamente quello dell'Abruzzo. L'idea nostra è sempre quella di vendere i migliori prodotti che sono in Abruzzo, la migliore espressione, e quale location migliore di Piazza Duomo per proporli a tutti gli aquilani, a tutti i turisti che ci vengono a trovare. Naturalmente, quello che io dico sempre, non siamo improvvisati. Questa è una storia che parte dal 1945, sono quattro generazioni che va avanti, quindi trovate in questo locale la massima professionalità in tutti a 360 gradi. Fin da quando abbiamo aperto è nato con l'intento di vendere i migliori prodotti d'Abruzzo con qualche eccellenza anche fuori regione, e quindi ci è sembrato giusto e onorevole di collaborare con William Zonfa, con Pregiata Abruzzese. Siamo qui, la bottega da Marcello, è iniziata questa serata e siamo orgogliosissimi di lavorare insieme a William Zonfa, con cui abbiamo questa bellissima collaborazione, e che per noi non può essere che un onore, e soprattutto valorizzare la nostra boutique del gusto, che comunque già ha dei prodotti eccellenti, e quindi con la collaborazione di Zonfa avremo ancora più eco e più prodotti buoni. Io da aquilano non potevo che sposare questa piccola bottega covo di eccellenze, dove non poteva mancare, penso, proprio il nostro prodotto. Pregio Abruzzese è una piattaforma e-commerce, quindi dove tutti possono acquistare il prodotto online. Il fatto di venire qui da Marcello in Piazza Duomo, diamo la possibilità non solo agli aquilani, ma anche a quei pochi turisti che ci vengono a trovare, di avere l'opportunità di condividere, di acquistare in quel momento un prodotto che fa parte del nostro territorio, che fa parte della nostra eccellenza, da riportare tranquillamente a casa, ma anche al di fuori del nostro territorio. Collaboriamo con due grandi realtà, che sono Amazon e Alibaba, che ci danno questo grande bigliettino da visita in tutto il mondo. Siamo nati novembre-dicembre come primo passo. Oggi, per farvela breve, abbiamo finito tutte le nostre lenticchie, tutti i nostri ceci, quindi comunque il lavoro e il racconto dell'Abruzzo sta andando avanti. Noi diamo la possibilità proprio a quelli che sono i piccoli produttori che producono questo grande prodotto, questi grandi prodotti, di potersi raccontare e raccontarsi al di fuori. Quindi quello che rimane difficile a un piccolo produttore, come raccontare il proprio prodotto, ci pensiamo noi. Ecco, noi cerchiamo di dare la possibilità a questi grandissimi artigiani, grandi produttori, di avere quella piccola fetta che racconta le loro autenticità in giro per l'Italia e per il mondo. Abbiamo realizzato una panzanella di pomodoro fatta con rigorosamente pale di Solina, un grano comunque che fa parte del nostro territorio. L'abbiamo bagnata, questo pane lo imbeviamo in un centrifugato di pomodoro, ovviamente si ammorbidisce, e terminiamo questo piatto con il pomodoro pera d'Abruzzo, un pomodoro che rappresenta molto il nostro territorio. Aggiungiamo qualche filetto di baccalà cotto dolcemente a vapore e terminiamo con due grandi profumi. Uno è la crema di basilico e l'altro è una salsa a base di arancia. Un filo d'olio. E il piatto è pronto.
freschezza, profumo, primavera. Ci auguriamo che comunque non sia solo un inizio, che questo sia un trampolino di lancio che ci permette di raccontare ancora di più al meglio quelle che sono le nostre scelte, la nostra idea, e di promuovere ancora di più l'Abruzzo in Italia e nel mondo.